Salve, mi chiamo Chiara, ho vissuto in Piazza d'Armi per circa 5-6 mesi fino allo sgombero, il termine di questo periodo, il 4 di maggio, quando c'è stata l'ultima data. Non abbiamo avuto in realtà motivazione per cui in realtà abbiamo sgomberato, hanno fatto una quarantena dall'ultima data prevista per il 30 di marzo, per la fine dell'emergenza freddo, hanno fatto un prolungamento di circa un mese e 5 giorni, appunto fino al 4 di maggio. Io sono qui in realtà non solo per parlare ai ragazzi migranti che sicuramente hanno tutti i loro diritti ed è giusto che abbiano le risposte. Il discorso che qua vale per tutti i cittadini che sono presenti sul territorio torinese e italiano. Sappiamo perfettamente che la situazione sociale è delle più fragili e vulnerabili per tutti. Ci sono famiglie con bambini che non riescono ad arrivare a fine mese, la Protezione Civile, Croce Rossa e le varie associazioni, tra cui la Caritas, eccetera, e soprattutto i liberi cittadini stanno cercando di fare molto per tutti, tra cui abbiamo ricevuto grande solidarietà anche qui, grazie a Dio. Il problema è che qua non ci sono soltanto migranti, ci sono anche italiani, persone con disabilità che vivono in strada, che la quarantena non gli ha permesso di accedere a un dormitorio o anche delle strutture alternative sociosanitarie. Quindi il discorso è più allargato di quello che sembra. Non c'è un bagno in questo momento presente, l'abbiamo detto anche l'assessorato, capisco che siamo scomodi in questo momento. Il bagno in questo momento presente da lunedì al venerdì è soltanto quello di Porta Palazzo, che in realtà è aperto dalle 6 di mattina fino alle 3 di pomeriggio, e sabato concernente il mercato fino alle 6, 7. Mi è stato detto da parte dell'assessorato di andare ai bagni chimici e non pubblici all'interno del più vicini, di non Piazza Castello, ma quelli dei Giardini Reali di Corso Maurizio. È un problema veramente grande. Io ho chiesto ai ragazzi di arrangiarsi per come possono e di non lasciare tutto nel degrado più totale. Naturalmente questa è una manifestazione, in realtà una presa di coscienza che debba essere più pacifica possibile. Non siamo qui per fare guerriglia o che tipo di propaganda politica. Siamo qua soltanto per ottenere delle risposte, il più possibile coscienziose e serie. Sappiamo che non si possono ottenere risposte forse per tutti, ma cerchiamo di fare in modo di dare delle informazioni e di accedere ai servizi territoriali e sociali il più possibile in maniera ramificata, perché credo che ogni tipo di cittadino, straniero e non, ci sono anche stranieri che hanno cittadinanza italiana o comunque hanno carta di soggiorno, sono più di 30 anni che sono qui e quindi in qualche modo anche loro credo che abbiano pagato le tasse, abbiano dato del contributo a questo paese. Credo che sia giusto dare delle motivazioni per cui innanzitutto andare avanti in quanto cittadini generali e poi in quanto coscienza. Non possiamo lasciare le persone in questa condizione. Per chi si trova in strada e che comunque è al limite della casa, in quanto la potrebbe perdere. Vi chiedo quindi umilmente di poterci dare ascolto e cercare di dare il più possibile una risposta dettagliata non solo alle persone che sono qui presenti, ne sono rimaste altre che non riescono a esporsi per la mancanza di documenti, ma questo non vuol dire che non abbiano coscienza, non siano buoni cittadini, e anche a tutti gli italiani e le famiglie che hanno dei problemi. Ci sono delle persone che sono disabili, non possono assolutissimamente rimanere in strada, persone che hanno superato anche 65 anni di età e ve lo possono assicurare, chi ha preso tutte le sere in nominativo, ci sono gli archivi in Croce Rossa. Negli ultimi tempi, durante la quarantena, le affittacamere, i vari alberghi, anche per italiani, pensionati che utilizzavano questi servizi, sono venuti a mancare per la chiusura. E quindi sono venuti in Croce Rossa, quindi aumentando il livello anche degli italiani che avevano superato 65 e 70 anni di età con disabilità e problematiche a livello motorio. Quindi prima di tutto cercare di fare un canale prioritario per donne e per persone che hanno problemi di disabilità e che non possono accedere a altri tipi di servizi. Abbiamo bisogno di risposte per tutti. Sono convinta che se si collabora tutti quanti insieme, da buone persone civili, si riesce ad arrivare a una risposta equa e dignitosa per tutti. Bisogna avere la volontà per farlo, però, e questo è il discorso. Grazie.